cosa dico? Che se hanno le patologie non devono fare l'AstraZeneca. Praticamente direi di non farla. Adesso stanno parlando della terza dose, ma io non vado a farla. Così rimando nella sedia a rotelle. Confesercenti piange la scomparsa di Sante Rossini, titolare del ristorantino da Giulio a Sassonia. Ancora polemiche sulla viabilità nella zona Trave di Fano. Dopo le due isole di cemento che restringono la carreggiata, ora nel mirino dei residenti c'è la mini rotatoria, considerata inutile e pericolosa. Chiude in positivo il bilancio della 19esima edizione del Brodetto Fest, successo per la pizza col pesce e la miglior moretta fanese realizzata però da un barman pesarese. Non vedo l'ora di assaggiare il brodetto, non vedo l'ora di bere la moretta. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 di Fano TV. Allora, apriamo questa edizione raccontandovi la storia, il calvario di una donna di 66 anni che risiede a Tavuglia, in provincia di Pesaro Urbino, che lamenta dolori a testa e gambe dopo aver fatto la seconda dose di vaccino AstraZeneca. La donna non riesce a camminare, a stare in piedi per più di 2 ore, ha voluto raccontare la sua storia e l'ha ascoltata Simona Zonghetti. Il vaccino mi ha rovinata. Inizia così il messaggio arrivato alla nostra redazione da parte di una 66enne disoccupata, residente a Tavuglia, che da diverse settimane convive con forti dolori alla testa e ai muscoli. La telespettatrice, che con un nome di fantasia chiameremo Francesca, si chiede a che cosa serva il Green Pass quando lei per tutta l'estate è dovuta rimanere a casa. Il suo calvario è iniziato il 2 maggio scorso, quando si è recata all'ex Resto a Pesaro per la prima dose di vaccino, nonostante avesse presentato tutta la documentazione relativa ai suoi problemi di salute e per i quali doveva assumere 10 pasticche al giorno, le hanno somministrato l'AstraZeneca. Da lì sono iniziati i primi sintomi, ma Francesca si è comunque presentata il 19 luglio per sottoporsi al richiamo. Lei aveva delle patologie? Quali? Sì. E praticamente ho aperto 4 vasi del cuore, l'angioplastica che mi hanno fatto, ho l'asma dai socianati e ho avuto un'ischemia. Le hanno somministrato poi l'AstraZeneca, nonostante lei avesse comunque informato i medici di queste patologie, giusto? Le medicine, capito, io lì ho segnato tutte le medicine che prendevo, ho segnato tutto e non lo volevo fare. Loro mi hanno detto laggiù, ho detto guarda che non succede niente, e invece cioè, è successo che praticamente non ce la faccio a camminare, ecco. Quindi diceva che ogni 2 ore ha bisogno di rimettersi stesa, sì, o seduta? Sì, di mettermi a sedere, perché sennò non ce la faccio. Mi parte dalla schiena, tutte giù le gambe e poi tutte le vene. Mi sono schioppate tutte le vene lì, io non lo so. Ma... Che tipo di dolore sente? Anche la fiacca o un dolore proprio la fisico? La fiacca, il mal di testa, parecchie volte prendo i calmanti, sto prendendo. Però il medico mi ha detto non t'abusare molto di calmanti, lo so, io comunque devo fare. Oltre al medico di base, Francesca si è confrontata anche con il cardiologo. Secondo entrambi, ci dice, può trattarsi di effetti collaterali legati al siero. Al momento non si è rivolta ad altri dottori con la speranza che possa migliorare, ma di certo sta valutando di presentare un esposto. Sono a casa, però se devo fare le faccende grosse non ce la faccio, perché io chiedo una mia amica se mi viene a dare una mano. Ecco. E i medici che cosa le dicono? I medici, passerà, ha detto, passerà. Lì può essere stato il vaccino, perché tanto prima non eri così, però andando in fondo non lo so dove, bisogna che vada a qualche altra parte a vedere, perché io mica posso stare così, mi esaurisco. La signora poi si è rivolta a chi ancora deve fare il vaccino. Io sai cosa dico? Che se hanno le patologie non devono fare l'AstraZeneca. Quindi pensa che sia proprio il tipo di vaccino? Di non farla. Adesso stanno parlando della terza dose, ma io non vado a farla, così rimando nella sedia a rotelle. Sì, come anticipava la signora appunto, dal 20 di settembre è prevista la terza dose per le persone fragili. Intanto nelle Marche, nell'ultima giornata, sono morte 2 persone con il coronavirus. Si tratta di 2 anziani di 91 e 92 anni, rispettivamente residenti a San Benedetto del Tronto e a Iesi. Avevano entrambi patologie pregresse. Invece i nuovi positivi sono 16, di cui 8 nella provincia di Ancona, mentre negli ospedali della regione ci sono 2 ricoveri in più in terapia intensiva e 3 in meno in quella semi-intensiva, per un totale di 84.
Confesercenti piange la morte di Sante Rossini, titolare del ristorantino da Giulio a Sassonia di Fano. Sante Rossini è stato ex presidente della Federazione dei Ristoratori e vicepresidente provinciale del sindacato di categoria. Gli anni nei quali Sante è stato ai vertici della federazione, ricorda il direttore Tiziano Pettinelli, sono stati gli stessi nei quali abbiamo dato vita al Festival del Brodetto, una manifestazione che è nata anche grazie al suo contributo. Non si placano invece le polemiche sulla viabilità nella zona Trave a Fano. Dopo le due isole di cemento che restringono la carreggiata, ora nel mirino dei residenti c'è la mini rotatoria considerata inutile e pericolosa. Io da là vengo soltanto. Avevamo questa via Trave, bellissima, antica. Mancava proprio un nuovo assessore per rovinarla tutta? No. Increduli e arrabbiati, non c'è pace per i residenti del quartiere Trave a Fano che in poco tempo si sono visti cambiare più volte la viabilità e senza alcun confronto con l'amministrazione comunale, prima in via della Fornace con il senso di marcia e la nuova pista ciclabile, poi con il restringimento della carreggiata sia davanti alla palestra che poco prima di via della Giustizia ed ora con un mini rondò considerato inutile e pericoloso, partirà una raccolta firme. Ma a livello pratico basta venire qui e fermarsi un istante per vedere che non ci sono né le misure, né le condizioni, né nemmeno la visibilità per poter usufruire di una piccola rotatoria come questa, oltre alle relative problematiche che dà, perché qualcuno deve per forza camminare a 10 all'ora e gli altri camminano molto più velocemente, per cui non avendo la visuale ci si ritrova uno sopra l'altro ammucchiati. Sicuramente faranno festa i carrozzieri. Ambretta, anche lei abita qua da 40 anni. Sì. Come valuta questa situazione, questo nuovo rotatore? Sì, io dico semplicemente questo, che sulla Trave qualcosa andava fatto, ma non una schifezza di questa portata, perché veramente è diventato impossibile circolare, difficile per tutti, per chi va a piedi, per chi va in bicicletta, per chi arriva in macchina, è veramente molto difficile. Questa è una situazione da rivedere, perché non può essere che delle persone che hanno studiato tra virgolette tra i libri alti abbiano fatto una cosa di questo genere, perché veramente è impossibile. Comunque una cosa che mi ha fatto molto male ieri è quella dell'assessore Sara Cucchiarini, che ha detto che non è lei la responsabile, ma la responsabile è l'assessore Tonelli. Ora io dico che forse la mano destra deve sapere quello che fa la sinistra, altrimenti saremo sempre allo sbaraglio. Guarda dietro. Questa è una cosa da dementi. Inoltre, prosegue Ambretta, negli ultimi anni la zona si è riempita di appartamenti, per cui mancano i parcheggi, ma non solo. La segnaletica stradale è rovinata, contribuendo a un inquinamento visivo, le rotatorie con parti di velte sono state lasciate all'abbandono, per non parlare poi delle strade con la brodo. Ritornando su Via Trave, a causa degli ultimi lavori c'è chi non riesce nemmeno ad accedere negli spazi privati. Parlando a nome del condominio, ce lo ha spiegato la signora Elisabetta. Perché dobbiamo far manovra sulla rotatoria per poter entrare. Perché se veniamo dalla via di Fano ci dobbiamo fermare, quindi rischiamo di essere tamponati. Se facciamo questa rotatoria non abbiamo lo spazio per entrare, perché lì c'è il muretto e quindi ci blocca e dobbiamo far manovra, fermare la strada principale per aspettare che si apra il cancello e entrare. Quindi noi siamo impossibilitati a parcheggiare dentro casa nostra. Okay, cosa chiedete? Le dimissioni immediate dell'assessore e che venga ripristinata la strada di prima, che non si spendano soldi del pubblico inutilmente, vogliamo le persone competenti. Ed erano tanti i cittadini che questa mattina si sono radunati per raccontarci dei pericoli e dei disagi che stanno subendo. A dirci la sua è stata anche Sandra Giorgi, titolare da 50 anni di un negozio di Via Liguria. Io non vedo niente qui. Questi vengono su a 300 all'ora e io sono lì ferma. Arriva questo che mi vuol passare prima. E io, quando ci arrivi in negozio? Alle 10? Non è possibile una cosa così, a rovinare sta bella strada. C'era rimasto solo questo quartiere, tante quante. Così si deve fare. Guarda che roba bella. Fai le fotografie a ste macchine e portile giù. Sulla scrivania mettile, di là detto quella della sanitaria delle terrazze, che avete fatto schifo. Arrabbiata.
Questa mattina sono partiti i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale della Fano Grosseto nel tratto da Bellocchi all'uscita di Calcinelli. Lo fa sapere l'assessore regionale ai lavori pubblici Francesco Baldelli. Entro la fine dell'anno la strada verrà riaperta integralmente al traffico e alla fine sarà ripristinato anche il limite massimo di velocità, cioè 110 km orari. Nello specifico sarà sistemato il manto stradale della carreggiata in direzione Roma per una lunghezza di 7 km. L'intervento prevede un investimento di 2.700.000 euro. Ancora degrado nel centro storico di Fano, tra via Nolfi e via Borgogelli. Lo denuncia un nostro reporter di strada con diverse fotografie. Ci ha mostrato quello che spesso nei fine settimana viene lasciato da un gruppo di ragazzi, clienti di un bar nelle vicinanze. Urlano fino a tarda notte, poi sporcano ovunque, compresi gli ingressi delle case, ha scritto il telespettatore. I giovani gettano a terra anche bottiglie rotte e bicchieri, poi quando arrivano le forze dell'ordine ovviamente se ne vanno, ma tornano poco dopo. Non si riesce nemmeno a dormire, ha concluso questo cittadino che lamenta uno stato di abbandono della zona sia da parte del comune che delle altre autorità. Dal centro storico invece andiamo alla zona mare di Sassonia. Nei giorni scorsi vi avevamo fatto vedere praticamente le foto di una panchina di cemento divelta in via Cristoforo Colombo. L'assessore al decoro urbano Barbara Brunori ci ha fatto sapere che venerdì è stato fatto un sopralluogo e la ditta competente ha confermato l'impossibilità a ripararla. Quindi la panchina è stata rimossa in attesa di un nuovo acquisto. E torniamo adesso invece a parlare dell'aumento delle temperature e dei cambiamenti climatici. Un geologo di Fossombrone ha, secondo alcuni studi, secondo lui fra 2 o 3 generazioni alcuni ghiacciai potrebbero addirittura scomparire. Insieme per i ghiacciai è l'appello che un gruppo di studiosi e ricercatori della provincia di Pesaro Urbino, coordinati dal geologo di Fossombrone Claudio Pergolini, rivolge a quanti amano la montagna. Infatti, i dati che emergono dagli ultimi monitoraggi fanno presagire fenomeni futuri apocalittici a causa dell'aumento della temperatura media e il sempre minor apporto della neve dovuto all'innalzamento costante dello zero termico. Siamo andati lo scorso anno nel ghiacciaio dei Forni in Valtellina per fare delle misure di sismica, per calcolare lo spessore di questo ghiaccio. Siamo tornati quest'anno a ripetere le misure e abbiamo calcolato, con la sismica passiva e la sismica attiva, che in quest'anno ha perso circa 3 metri di spessore. Questo ghiacciaio, precisa il professore, è uno dei più vasti d'Italia e il terzo in Europa per estensione. Negli ultimi 130 anni il suo fronte è regredito di ben 2,5 km, mentre la perdita reale negli ultimi 40 anni è stata di oltre 2 km² con un rilascio idrico senza precedenti. Per dare un'idea, Pergolini ha preso come esempio il volume del lago di Como. Nel giro di 2 o 3 generazioni potrebbe portare alla totale scomparsa di questo ghiacciaio. Qui nella provincia di Pesaro, nei comuni della provincia di Pesaro, negli ultimi 40 anni, la temperatura media è aumentata di 1,3 gradi. E in montagna quest'anno lo zero termico era addirittura a 4.000 metri di altezza. Ciò vuol dire che a quella quota non nevica più, ma piove, e quindi la neve si scioglie. Durante gli studi, ha poi aggiunto la dottoressa Martina Tenti, sono state utilizzate 2 metodologie geofisiche, una di tipo attivo e l'altra passivo. La seconda consiste nell'utilizzare i rumori ambientali, mentre la prima nel generare un rumore artificiale. Quindi in questo caso siamo stati noi con una martellata a generare rumore, l'onda sismica passa nel terreno e nel momento in cui incontra un mezzo di contrasto e quindi il passaggio da ghiaccio a terreno, l'onda viene riflessa e registrata in superficie. E attraverso poi l'analisi dei dati è possibile calcolare lo spessore del ghiaccio applicando delle formule matematiche. Lo scopo del progetto Insieme per i Ghiacciai è volto a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo a questo importante evento globale che è il cambiamento climatico. Se ne parla da anni, ma mai come ora sono così evidenti gli effetti. E in particolare ci teniamo a ringraziare il Servizio Glaciologico Lombardo e tutti, diciamo, gli enti che possono collaborare a questo progetto, perché più dati riusciamo ad ottenere, più sarà possibile ottenere dei risultati più affidabili. Ovviamente questi cambiamenti provocheranno in futuro una forte diminuzione dell'acqua potabile, quindi ciò che possono fare i cittadini nel loro piccolo per contribuire è proprio utilizzare il meno possibile l'acqua e cercare di preservarla.
Suonerà il 15 settembre la prima campanella per i circa 200.000 alunni delle scuole marchigiane. Sono quasi 10.000 le classi e le sezioni attivate nei 228 istituti della regione. Per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico sono state assunte più di 1.600 persone tra insegnanti di ruolo e di sostegno. E adesso parliamo invece di trasporti, perché l'assessore regionale Guido Castelli ha annunciato il nuovo piano scuole. Sono stati potenziati percorsi, tratte e fermate, programmati fino a 169 autobus in più ogni giorno e predisposti 1 milione di chilometri aggiuntivi di servizio fino alle vacanze di Natale. Inoltre saranno presenti 150 steward a disposizione delle aziende per assistere i ragazzi e controllare il rispetto delle linee guida. I mezzi di trasporto sono costantemente igienizzati e con il continuo ricambio dell'aria, con percorsi di salita e discesa indicati dalla segnaletica su ogni autobus. E adesso ancora spazio alle vostre segnalazioni che ci portano in Via del Molino, nel comune di Monteporzio, dove un residente che si chiede se questa sia un'isola ecologica oppure una discarica. Come vedete, i cassonetti sono colmi di rifiuti e i cittadini hanno cominciato a lasciare a terra i sacchetti della spazzatura. Ancora peggio invece è lo scenario che si presenta in Via del Fiume, nel comune di Fano, dove vicino ai cassonetti è nata una vera e propria discarica a cielo aperto, con pezzi di mobili, scatoloni, pneumatici e altri materiali. Cambiamo argomento, parliamo adesso del Brodetto Fest. Il profumo di Brodetto ha avvolto tutto il lungomare del Lido per la 19ª edizione della manifestazione dedicata al piatto simbolo dell'Adriatico. Approfondimenti, spazi per bambini, ospiti di risalto, uscite didattiche in barca alla scoperta della raccolta delle vongole in mare e i cooking show hanno chiuso l'edizione 2021 del Brodetto Fest. L'evento, partito venerdì scorso con il taglio del nastro, è poi proseguito sabato con la degustazione del brodetto di Marca. Infatti, sotto la tensostruttura del Lido, si è svolto un incontro con la preparazione di diversi brodetti provenienti da 5 province della regione Marche: Fano, Ancona, Porto dei Canati, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto. Soddisfatti gli organizzatori. Abbiamo già visto la partecipazione di tante persone, già nelle prime due giornate abbiamo parlato con i ristoratori che aderiscono al festival e che in questi tre giorni cucineranno il brodetto come solo i ristoratori fanesi sanno fare, hanno già riempito i loro ristoranti, perciò grande soddisfazione degli operatori economici, grande soddisfazione del mondo del commercio, della pesca, diciamo che facciamo parte di quella ripartenza che tutti ci auspichiamo, perciò un buon andamento, siamo soddisfatti anche come associazione di categoria, abbiamo aiutato tutto il comparto della pesca e più di così sinceramente quest'anno non si poteva fare. Novità di quest'anno, la Pizza Bro, l'unica pizza al brodetto che porterà la firma di Fano, preparata dallo chef fanese Luca Cervo. Un'idea e un piatto molto apprezzato dagli intervenuti al festival, che hanno voluto subito assaggiare questa nuova specialità. Un prodotto classico, tradizionale, quello del brodetto fanese, e la pizza per l'appunto. Per l'occasione abbiamo preparato una pizza ad hoc, una pizza con un impasto speciale, uno scrocchiante di erbicella. È un impasto con un cuore morbido e una crosta fragrante, capace di non spugnarsi e di ospitare al meglio quello che è l'Elisir fanese. Quindi nel nostro caso palombo, coda di rospo, seppia e i tipici pesci dell'Adriatico vengono cotti nel brodetto per poi essere adagiati sulla pizza. Spazio dedicato anche alla moretta, la bevanda tipica fanese, dove ha visto il giovane pesarese Nicolas Vincenzetti vincere la prima competizione nazionale sulla variazione della moretta riservata ai barman italiani. Tra gli ospiti illustri di sabato invece Roberta Capua. Non vedo l'ora di assaggiare il brodetto, non vedo l'ora di bere la moretta, quindi sono proprio felice, emozionata, sarà una bella serata. E dalla zona mare andiamo ai passeggi di Fano, dove un telespettatore questa mattina ci ha mandato queste fotografie.
per segnalare il degrado in cui versa il polmone verde della città. È scandaloso, ci ha scritto il reporter, commentando la sporcizia e i rifiuti gettati a terra. Questo è l'unico posto dove i bambini e gli anziani possono usufruire di verde e ombra. È una vergogna. Un altro segnalatore invece ci ha mostrato quella che ha definito una differenza di civiltà. Sono appena tornato da una vacanza in montagna. Le prime due immagini ritraggono uno dei parchi giochi lungo la ciclabile tra Moena e Canazei. Tutto perfetto e in ordine. L'ultima foto invece riguarda una panchina dei passeggi che di solito ospita le bivaccate dei nostri ospiti e amici stranieri che si ritrovano in questo punto per passare le serate a bere, mangiare e ballare. E subito dopo di noi la pubblicità, le previsioni del tempo, poi torneremo a parlare del Brodetto, Brodetto Fest, con uno speciale curato da Filippo Pucci, il montaggio di Thomas Cursini. Noi invece ci vediamo domani mattina, se lo vorrete, alle 7 in diretta con il commento alla stampa del giorno. Arrivederci.